Giovedì 12 novembre ci troviamo a Torino per un workshop di infoprogetto organizzato da Action Group Editore in collaborazione con l'Ordine degli Architetti della Provincia di Torino. Titolo del convegno Contract, i luoghi del consumo pubblici e privati, un'occasione anche per parlare con le tante aziende protagoniste di questo convegno di quali sono le novità presenti sul mercato, ma anche con tutti i relatori istituzionali delle novità e dei progetti in corso d'opera. Allora vediamo questo servizio che abbiamo realizzato. Il nostro prodotto è cellulosa di legno. Nesocell è un'azienda spin-off del Politecnico di Torino, nasce da una ricerca del Politecnico e ha messo a punto un prodotto che è specializzato per la riqualificazione degli edifici esistenti. Nesocell è cellulosa di legno che viene insufflata all'interno delle intercapedini degli edifici costruiti dagli anni 60 fino alla fine degli anni 90. Quindi andiamo a toccare quella parte di edifici che in questo momento rappresentano gli edifici più dispendiosi, quelli che sono più energivori. Andiamo a riqualificarli, andiamo a ottenere dei risparmi energetici che sono anche adatti ad essere ammortizzati con gli incentivi fiscali che sembra vengano rinnovati anche per il prossimo anno, poi lo vedremo, lo verificheremo questo, però fino a fine anno sicuramente si può fare qualcosa. Questi momenti di incontro sono molto importanti perché sono momenti formativi per chi vi partecipa e momenti importanti per noi per poterci far conoscere. In questa occasione per esempio ci sono più di 300 architetti che partecipano ed è molto importante far conoscere loro queste nuove tecniche, e per noi e per loro è un momento di incontro dove poter approfondire determinati discorsi. Noi ci rivolgiamo sicuramente verso una biodilizia, verso un prodotto comunque naturale, per cui andiamo a toccare anche la sensibilità dei professionisti presenti oggi, e riteniamo di poter dire la nostra anche in un'edilizia così difficile come in questo periodo.